ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi, come avete visto dal titolo, svuotiamo la spesa. Svuotiamo la spesa, ripeto. Ok, prendiamo il sacchetto e vediamo subito cosa abbiamo preso. Vi faccio vedere subito. Ta-da! Allora, sono le 16 del pomeriggio, 30 minuti, e sono andata a fare un giro così, per un giretto, e sono entrata all'MD, che è vicina al mio lavoro, e... no, questa parte la tagliamo, ecco, siamo andati all'MD, ho fatto la passeggiata, non è tanto lontano da casa, ho detto vado a fare un giro, senza la macchina. C'è qualcuno qua accanto a me che magari non si vuole far vedere, saluta, ok? Ciao! E intanto svuotiamo, va bene? Ok, come prima cosa cerchiamo lo scontrino, eccolo qua. Pioveva un pochettino, mi sono, per variare un po', piovuto, piovigginato. Mi sono un po', il giorno che decido andare a fare un giro, piove, senza macchina dico. Sempre in macchina, e lo spanca di questa macchina. Approfitto che nella nuova casa sono più vicina all'MD, sono andata a piedi. Va bene, qua lo scontrino. Ok. Questo ok, scusatemi perché, vabbè, avete capito. C'erano questi su Coso San Benedetto in offerta. Non mi ricordo di averlo preso mai, li chiedo a mia figlia grande che è là che mi guarda. Lo abbiamo preso qualche volta, magari questo sapore no. No. Frutta mix senza zucchero, zero zucchero, era un'offerta 69. Avevo preso gli all'aloe. Sì, sentite mia figlia grande, succoso San Benedetto 0,68. Ok? 0,68, 0,69. Ho bisogno degli occhiali, ormai alla mia età. Dove? Qua, succo. Succoso 0,69. Ho scambiato l'8 per 9, scusatemi. Ok, di questi qua abbiamo preso un bel 3 pezzi. Vabbè, poi uscirà fuori l'altro. 3 pezzi di questi. Questo sapore mi attira. Con la pesca, banana, arancia, maracuja e mela. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Soprattutto perché non ha lo zucchero. Io di solito non prendo niente che abbia lo zucchero, però ogni tanto strappo le regole. Tiriamo fuori quello che capita. Ho preso le salviettine che si usano per i bambini, ma io li uso perché ho 3 bambine, una da 15, una da 11 quasi, e un cagnolino. La terza bimba è una 4 zampe. Che ogni volta che esce con questa pioggia si bagna i piedini, le zampine. E allora puliamo le zampine con queste qua. Poi, vabbè, questo è meno importante. Champignon, funghi coltivati. Ogni tanto mi faccio un'insalata, li metto qualche champignon, funghi. Ecco. Le salviette erano un'offerta. Amore, puoi dire tu l'offerta qua? Cerca salviette. Salviette piccolino. Così magari, se no devo andare a prendere gli occhiali. Hai trovato? Aspetta. Domani. Salviette 1,19 €. Salvietta piccolino 1 euro. E 19. 1,19 € erano in offerta. Bene, 72 salviette. Presunto extra soffice. Vabbè, la prima volta che li prendo lì all'MD. Ecco, poi il mais sempre per l'insalata. Questo mais bio del loro marchio MD, no? Sì, 1,39 €. 1,39 €. Ok, poi arriva le salviette, questa è la, per me è nuovo, diciamo, la prima volta che mi capita, ero lì rilassata, con calma, mi sono fatta il giretto per vedere cosa c'era in giro e ho trovato queste salviette, leva smalto, rimuovi smalto, che prezzo ha? 1,49 €. Proviamole, poi vi racconto come sono, anche se io mi...
per mia figlia grande, io ogni tanto che devo uscire me li metto lo smalto. Proviamolo. Va bene, sono 10 salviettine. Abbiamo detto il prezzo. Un euro è? Eh sì, è meglio che vado a prendere gli occhiali. Prezzo 1,49 euro. 1,49 euro, le salviette le smalto. Poi, cioccolatini per la mia figlia grande, che vediamo più tardi se lo guadagna, perché qua in questa casa si devono guadagnare le cose. Ma lo sto prendendo. Un bizietto. Questo è per te? Ah, no, questo mi sa che è per te, per la mia piccola, questo qua, perché hanno gusti diversi. Aspetta, controlliamo prima l'altra, poi decidi. No, tu sei questo sapore. Ok. Vi conosco, grazie. Vi ho partorito. E questo è per la grande, forse magari, perché... Ah sì, ok, va bene. Questo è il sapore della grande e il Kit Kat per la piccola. Poi decidiamo se vi lo do. Dai, ridiamo indietro, vediamo, dopo. Poi, vabbè, andiamo a random. Come si dice random? Vabbè, avete capito. Questo qua è un profumatore, o diffusore per ambiente. Togliamo il profumatore. È un diffusore, scusate, diffusore per ambiente. Questo è il quarto che prendo, perché mi piace da morire. Solo che ho cambiato... Scusate. Ho caduto qualcosa. Sì. Questo è il quarto che prendo, ma ho cambiato... Ok, ragazzi, questo è il quarto che prendo, ho cambiato aroma. Questo è un fiori di cotone. Invece l'altro che prendevo, scusate che non c'ho più posto qua, l'altro che prendevo è questo qua, alla lavanda. Mi piace da morire, un profumo di lavanda, io amo la lavanda, amo tutto. Questo è fiori di cotone, non lo so, vediamo se è buono come quello della lavanda. Costa, ok ragazzi, manteniamo il tema dell'ambiente, del profumatore, del diffusore, manteniamo il tema del diffusore. Ho preso due in più, che l'altra volta quando sono andata a prendere quell'altra lavanda non c'erano. Li ho visti oggi, ho preso due. Questi costano leggermente meno. Vediamo come sono. Ok, ho paura che mi crolla tutto per terra, che mi cade tutto. Allora, mettiamo questo per terra. Ok, poi lo tiro, li rimettiamo su. Dicevo, questi qua, al gelsomino e mirtilli. 1,99 euro. E questo è alla carezza, vaniglia e orchidea. Ok? Già di fuori si sente un buon profumo. Questo lo tagliamo. Questo è l'altro succo, il terzo succo. Mettiamolo qua. E arrivano le cosine nuove, che per me sono una scoperta. Nuove scoperte, perché sempre ho cercato l'MD, che era qua in zona, vicino a casa. Cercavo delle cose bio, senza tante cose aggiunte, tanta roba chimica. E ho trovato questa Neoveda, non lo so se voi le conoscete, mi ha detto la ragazza che è un prodotto nuovo. Io sono felicissima, perché sempre devo andare lontano a prendere queste cose senza silicone, senza parabene, queste cose fra virgolette che fanno male. E niente, ho trovato questo, come vi ho detto, si chiama Neoveda Family. Questo è un sapone liquido e ha la profumazione di olio d'argan estratto di fiori di arancio. Proviamolo. Biologico. Poi sempre Neoveda, abbiamo preso questo detergente corpo, sempre all'olio d'argan, estratto di fiori d'arancio, sempre biologico, nutriente, rinfrescante. È un bel 500 ml, penso che sia un conveniente, 2,99 euro se non sbaglio. Mi aiutante sta giocando. Allora, crema argan corpo, sì, 2,99 euro.
Poi sempre dello stesso marchio Neoveda Family, crema fluida corpo, sempre biologica. E questo è sempre l'olio d'argano estratto di fiori d'arancio. È un 250 ml. Invece questo sapone liquido è un 250. Vediamo che profumazione hanno. Mi sembra che sono sempre l'argano e fiori d'arancio. Dal profumo sembrano buoni. E per ultimo ho preso sempre questo prodotto che non mi ricordo averlo visto mai all'MD. Questo non l'ho chiesto alla ragazza. La ragazza mi ha parlato di questo Neoveda che è nuovo. Però questo qua Botanica all'aloe vera biologica crema corpo. Senza parabeni, senza coloranti, senza silicone, vabbè. Senza les, gocce di natura. A me tutto quello che è tutto verde, inci verde, tutto quello green mi attira. Vedete le mie piante qua, la mia casa sembra un bosco, tutto verde. Amo il verde. Vabbè, io amo tante cose, è una parola che sentite molto spesso da me. E niente, non resta altro che provarli, fare le recensioni di come sono. Più avanti magari facciamo la recensione. E questo come profuma? Sempre l'aloe vera, non sarà un... squisito. Bene ragazzi, questo è stato questo viene, questo è il Botanica, vediamo se c'è scritto qua crema Botanica, 1,89 euro, non costa neanche tanto. E gli ingredienti fantastici. Io vado sempre dietro a controllare questi inci, questi ingredienti. E sono felicissima della mia spesa. Ho speso totale 25,17 euro. Bene, adesso facciamo un bel ginseng insieme per riposarmi della camminata che ho fatto. E ci vediamo adesso. La mia suocera a farmi visita, non si saluta, guarda, ciao, saluta, mia suocera, di qua, mettiti di qua, mia no. Suocera, ma non beve il caffè, non vuole neanche il ginseng, questo è il mio ginseng. Che bella colorata che sei, come mai? Sei bella, sei nata la faccia, messo un po' di colorante. Si vede, eh? Mia suocera, si fa sentire? Salute! No, ti si vede bene la faccia. Si vede giovane. Mi vede giovane mia suocera. È 25 certo. Anni che mi conosce e adesso mi dice che mi vede giovane. Eh certo, secondo voi potete come credere. Ti metti, secondo come ti metti, tutti cercano. Saluta nonna, dice, ciao, saluto per YouTube. Io questo non ci credo a tutte queste cose. Mia suocera non vuole salutarvi, è timida. Oh, dire, ciao. Tutto alla rovescia si mette. No. Che buffa, mi fa ridere mia suocera. Abita qua accanto. Mi Ma sono trasferita, è una specie di casa familiare, no? Che abita lei e io accanto, appartamentini separati. La pazzia. E mi dice che è la pazzia, vabbè.
Comunque, e cosa serve? Una foto. Io vi lascio, vi saluto. Ragazze, se siete nuove e non siete iscritte al mio canale, iscrivetevi per favore. E no, adesso vi parli del mio social, perdonatemi. Adesso vi saluto, alla prossima, ciao! Ma cosa, è una cosa che ti devono scrivere a te, come si vede nelle... Guarda, nonna! Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Ok? Nonna, guarda. Cosa diventa?